Buonasera, chat. Un saluto a tutte le persone in ascolto. Mi fa sempre piacere trovarvi già caldi e l'aggettivo è adatto visto l'argomento di cui andremo a parlare nel Big Talk di questa sera. Un saluto postumo anche alle persone invece, agli amici e alle amiche che ci seguiranno sui canali di gay.it che non parteciperanno alla diretta, insomma, assieme anche con i commenti, ma avranno modo poi di rivedere questo incontro. Incontro in cui non sarò da solo, ma ho un ospite. Ho avuto il piacere di conoscerlo qualche settimana fa. È un dottore, un andrologo, un urologo, molto attivo sui social per quanto riguarda la divulgazione e con un taglio che a me piace tantissimo, che unisce intelligenza e ironia. Quindi capite che veramente parla il mio cuore. Insomma, al di là di questo prepuzio introduttivo, diamo subito il benvenuto a Nicola Macchione. Siamo in diretta? Sì. Appunto, non sapevo come sta. Per me Twitch è ancora nuovo, ma Manuel, come sai, Twitch per me è ancora molto nuovo, quindi anzi la mia prima volta su Twitch. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere qui con noi stasera. Come appunto vi anticipava Manuel, abbiamo avuto un incontro piacevole dove ci siamo conosciuti via Instagram e dove abbiamo avuto modo di poter apprezzare l'uno il lavoro dell'altro. E tra l'altro abbiamo trovato una connessione con proprio una canzone di Manuel, una canzone estremamente interessante, che parlava appunto della signora Bobbitt, che ovviamente voi sicuramente conoscerete anche meglio di me, e invece stasera il topic è completamente differente. Ma Stasera. pensa di quello che in chat dicevano, come musica d'attesa avrei messo Johnson. Quindi hanno citato proprio quella canzone, che non è manco una delle mie più note, però evidentemente ha fatto breccia nel cuore di molti. Assolutamente. Quindi io ti dicevo, ragazzi, il topic invece è completamente differente. Parliamo di un topic che coinvolge un po' tutti noi, sia uomini che donne. Qui già vi do un'anticipazione molto interessante, perché diciamo che nell'accezione comune, quello di cui parleremo stasera, ovvero del durello mattutino, possiamo chiamarlo così, si pensa che sia un qualcosa che coinvolga soltanto il sesso maschile, ma in Lo realtà penserei anch'io, e invece mi stai per dare una sorpresa? esiste anche il durello femminile mattutino, quindi Ok. niente po' di meno che anche i corpi erettili della donna, e anzi dei genitali femminili per essere più corretti, che si chiamano corpi cavernosi, proprio come quelli maschili, e vanno a costituire il corpo della clitoride, vanno incontro ad erezioni notturne e mattutine. Quindi finalmente possiamo dire che anche in quel caso esiste la parità di sesso, nel senso che anche le donne hanno le loro erezioni mattutine. Ma Ma pensa, guarda, a mio discolpa devo dire che di anatomia femminile me ne intendo ben poco, sia in termini di teoria che soprattutto di pratica. Quindi, insomma, le persone, le ragazze in chat mi perdoneranno per questa mancanza. Però vedi, ho già imparato qualcosa. vedi? Sappiamo quindi che esistono anche le erezioni mattutine femminili che prendono il nome di NCT, in realtà, che è la sigla inglese, l'acronimo inglese di Nocturnal Clitoridal Tumescence, cioè tumescenze notturne clitoridee, mentre per l'uomo è NPT, ovvero Nocturnal Penile Tumescence, ovvero le tumescenze notturne peniene. Perché in realtà l'erezione mattutina non è altro che l'ultima delle erezioni notturne. Infatti qui sfatiamo, insomma, in qualche modo un mito, no? L'erezione mattutina di per sé non esiste come definizione, ecco perché molto spesso non la incontrate, ma in realtà è solo quando la incontrate non è che un risveglio assieme all'ultima delle erezioni notturne. Questo perché quello che avviene durante il sonno è qualcosa di particolare per quanto riguarda il corpo umano. Ovvero noi lasciamo il nostro corpo in completa autogestione nel momento in cui ci addormentiamo. E la componente che autogestisce tutte le funzioni base del corpo è il sistema nervoso autonomo, quindi la componente di sistema nervoso che in qualche modo prende le redini della situazione, dice: attenzione, qui il cervello è spento, qualcuno dovrà pur tenere in vita il corpo e assicurarsi che le funzioni vitali siano perfette. E quindi fa un check generale del meccanismo, comincia a vedere che tutto vada in ordine. E attraverso due vie, quella del simpatico e del parasimpatico, il nome che gli anatomisti hanno dato
alle due vie nervose del sistema nervoso autonomo, cosa hanno fatto? Fanno il check. Considerate che le due vie fanno uno l'opposto dell'altro, per questo uno si chiama simpatico e l'altro parasimpatico, e vanno a controllare. Tra i vari check fanno anche quello dei corpi cavernosi, sia maschili che femminili, ripeto. Per cui, alla fine, durante la notte, sia nell'uomo che nella donna, avvengono in modo particolare durante la fase di sonno REM, che in qualche modo possiamo definire in modo semplicistico, è quella un po' di sonno profondo, cosa fanno? Ci danno queste fantastiche erezioni. Per fare queste fantastiche. Non sono fantastiche. No, ti interrompo un attimo. Vedi, anche questo non lo sapevo assolutamente. Io l'associavo proprio, dato che il termine proprio morning wood, erezione mattutina, fa pensare che sia un fenomeno che si verifica magari nella parte finale, in prossimità del risveglio. Invece tu dici, no, incidentalmente, se il risveglio coincide con l'ultima delle erezioni, allora c'è questo fenomeno che ha preso questo nome folcloristico. Ma in realtà il ragionamento da fare è opposto. E ne parlavamo prima, anche in previsione di questa chiacchierata. Chiaramente io ne ho sperimentate tante in vita mia, io soffro anche molto di insonnia e mi è capitato, ad esempio, in un periodo di dire, però nel momento del risveglio definitivo io non ho l'erezione mattutina, e avevo degli amici che mi dicevano ti devi preoccupare, e qui in realtà ti interrompevo perché stavo capendo che stavi andando in quella direzione, quindi volevo già dare la mia testimonianza. No, diciamo che sostanzialmente in realtà non per forza bisogna preoccuparsi, correggiamo un po' il tiro, nel senso che sappiamo che nel momento in cui soffre di insonnia, quindi in qualche modo c'è un disturbo del sonno, questo può influire in modo importante sull'attività del sistema nervoso autonomo e quindi può influire in modo importante sulla capacità di incontrarsi al mattino con il pene eretto o con i corpi cavernosi della clitoride eretti. In sostanza quello che avviene cos'è? È che la nostra erezione notturna o mattutina, come vogliamo chiamarla, a seconda dell'orario in cui la conosciamo e quindi la incontriamo, ricordo che fisiologicamente ne avvengono dalle 3 alle 5 per notte, quindi sostanzialmente sappiate che questo numero è considerato fisiologico, ha numerose variabili, cioè ha numerosi fattori che possono andare a condizionare. Uno tra tutti è appunto il disturbo del sonno, con tutto ciò che va a disturbare il sonno, quindi la stanchezza, lo stress, stati d'ansia, agitazione, oppure tutto ciò che va ad influire nel meccanismo neuromuscolovascolare dell'erezione. E quindi in qualche modo l'aging, l'età, sicuramente influisce sulla qualità, sul numero e l'entità delle erezioni notturne e quindi anche di quella mattutina. Sicuramente il lifestyle influisce tantissimo, e quindi dal fumo di sigaretta all'obesità agli ormoni sessuali, alla variazione degli ormoni sessuali, hanno un'influenza importante sul numero, entità e qualità di queste erezioni, che altro non sono che un check che tutto vada per il verso giusto. Anche perché bisogna ricordarsi una cosa, che il pene ha una vascolarizzazione trofica, quindi nutritiva, i nutrienti al pene arrivano grazie al sangue che arriva anche per le erezioni. Quindi in realtà in passato queste lezioni venivano ascritte al fatto che il pene in qualche modo, come anche la clitoride abbiamo scoperto soltanto nel 1970, quindi un bel po' di anni fa, anche la clitoride ha bisogno di nutrirsi in qualche modo e quindi il sangue affluisce proprio per questo motivo. C'è da aggiungere una cosa, che molto spesso oltre a trovarsi col pene in tiro al mattino, la clitoride bella eretta, quello che succede è che ci troviamo anche in qualche modo un po' umidicci, un po' bagnati. Questo perché quello che avviene è proprio che le ghiandole apocrine dei nostri genitali, come anche i corpi erettivi, tendono a fare la loro funzione, cioè a fare il test che tutto vada bene, quindi cominciano a funzionare. Pertanto, care signore o cari signori, trovarsi un po' bagnati al mattino può essere anche segno di buona salute genitale. Per cui io la prenderei come un buon segno, quello di incontrarlo ogni tanto al mattino, ma anche se non lo si incontra al mattino e possiamo avere coscienza che di sera avviene, allora siamo felici uguali. Perfetto, perfetto. Allora ti faccio un paio di domande e interagiamo un attimo con la chat. Allora, una curiosità, effettivamente è la clitoride, e perché si sente spesso dire il clitoride? È discrezionale oppure c'è un'opzione più corretta dell'altra? Me lo sai dire? Diciamo che sostanzialmente per anni, per secoli l'abbiamo chiamato il clitoride, ma perché tendenzialmente la medicina ha una forma mentis maschile. Negli ultimi anni c'è stata un po' una rivoluzione femminile della scienza, ma anche della sessualità, se vuoi c'è stato in qualche modo più risalto alla sessualità femminile, pertanto
ad oggi si può chiamare sia la clitoride che il clitoride, è corretta in entrambi i modi. Io preferisco la clitoride anche per dargli un'accezione molto più femminile, se vuoi, sì. E quindi identificarla in qualche modo maggiormente con l'organo genitale delle nostre donne. E tra l'altro pensa che effettivamente è un organo talmente particolare perché solo esclusivamente dedicato al piacere, ovvero mentre il pene con il suo glande è un organo che ha anche funzioni menzionali e riproduttive, la clitoride non ha né funzioni menzionali né funzioni riproduttive, ma soltanto legate al piacere. Pensa che ha nella sua terapia. Sì, sì, è proprio una roba solo ed esclusivamente dedicata al piacere. Quindi le donne hanno in effetti un organo in più, se vuoi. E tra l'altro, pensa che ha circa il doppio delle terminazioni nervose del glande, quindi ed estremamente sensibile rispetto, se comparato all'analogo maschile. Non avevo idea. In termini di linguaggio comprendo perfettamente, quindi anche il valore proprio espressivo dello scegliere la versione femminile. A me ad esempio disturba quei dialetti in cui l'organo genitale maschile è chiamato al femminile o viceversa. Ad esempio tipo io sono di Bergamo e quindi avremo il pene che si chiamerà il beagle, mentre la vulva è la brugna, che io trovo estremamente elegante, che proprio scivola sulla lingua, mentre mi confonde che sappiamo in siciliano il pene ad esempio sia la minchia, mentre in pugliese la vagina venga chiamata il piccione, che è maschile e però evoca l'idea di qualcosa di sporco, pieno di malattie. Ecco, a me non piace tanto questa scelta linguistica, ma niente, volevo solo riportare. No, ma guarda che effettivamente nella dialettica italiana più volte sia il pene assume un nome femminile e la genitali femminili in realtà assumono un'accezione maschile, in Sicilia, in Campania o anche in Puglia, soprattutto a Sud Italia, questa differenza che è legata sostanzialmente alla dominazione francese di lungo periodo, ma anche a quella spagnola, ci troviamo quindi in qualche modo a identificare i genitali con l'articolo femminile, quelli maschili, e con l'articolo maschile, quello femminile. Insomma, quindi effettivamente c'è, e hai toccato un punto molto interessante nella storia della nostra lingua, ed effettivamente è particolare. Oggi invece noi preferiamo definire il pene con un articolo maschile e invece i genitali femminili con l'articolo femminile, anche la clitoride merita il suo articolo femminile. Ovvio che se lo chiamiamo il clitoride non succede nulla, ragazzi, cioè nel senso che va bene tutto, essere politically correct va benissimo, ma va bene anche essere tranquilli e dire sì, il clitoride. Perfetto, molto, molto esaustivo. Poi se vi piace potete anche dire la pene, però insomma non è che... Ma sì, a me piace dare dei nomi femminili, tipo con il mio socio in ambito musicale, mi piace raccontare in pubblico che lui ha battezzato il suo pene la Duchessa d'Avorio, e lo racconto soprattutto alle ragazze interessate a lui, sperando che funga da deterrente. Ma detto questo... Ma allora... No, aspetta, ora sono curioso, ma la Duchessa d'Avorio perché? Cioè, perché... Mi piace l'idea di chiamare così un pene. Detto questo, allora, volevo chiedere a te anche in chat, e ricordandola... Mi viene da pensare che abbia il lichen sclerosus, o qualcosa di bianco. Cioè... Oddio, no, non volevo evocare scenari patologici, ma solo questa algida eleganza. Allora, detto ciò, curioso di chiedere in chat, chiedere a te, e però inizio a raccontarlo io. Queste erezioni notturne che ci ha spiegato essere dei check e avere anche una valenza di nutrimento, insomma, viene innaffiato il pene durante la notte attraverso i corpi cavernosi, anche quelli femminili, durante queste eruzioni notturne. Ero curioso di capire se anche le altre persone, però come me, non associano queste erezioni una reale eccitazione, perché io non la provo. A me è sempre dato fastidio, magari all'altra persona poteva anche venire spontaneo, trovando insomma un momento di turgore, mettere la mano. A me dava fastidio effettivamente se era un'erezione spontanea, perché non c'era eccitazione. Sarei curioso di capire se è così anche per le altre persone e se tu hai da dire qualcosa a riguardo. No, intanto che aspettiamo le risposte dei nostri utenti in questo momento, cominciamo a darvi una risposta. Non sempre è legata all'eccitazione, molto spesso si associano dei sogni erotici alla comparsa di erezione, e quindi questo vuol dire, come dire, prendere due piccioni con una fava, ma effettivamente
l'eccitamento non c'entra nulla con questo tipo di erezioni che sono sostanzialmente funzionali. Pensate che una volta veniva, si credeva che in realtà queste erezioni fossero legate alla distensione vescicale, proprio perché al mattino, oltre all'erezione, si aveva sempre la vescica piena, cosa che è sostanzialmente fisiologica. E tra l'altro l'erezione veniva a mancare nel momento in cui si andava a fare pipì. E quindi in qualche modo si pensava nell'immaginario anche medico fin per un certo periodo che si trattasse di una sorta di pee boner, cioè un'erezione da minzione. L'erezione da minzione non esiste, anche perché pensate a quanto sarebbe scomodo ogni volta che mi si riempie la vescica in strada avere un'erezione. Insomma, non è manco una cosa molto, molto carina. Ma tra l'altro ti dirò di più, io trovo scomodo urinare avendo un'erezione. Assolutamente, infatti c'è tutto un manuale su come urinare quando hai un'erezione. Manuale? C'è un manuale, cioè ci sono delle immagini molto carine che ti identificano delle posizioni giuste che vanno dalla frog a quella sdraiato a pancia in su, che ormai è iconica in un film molto famoso. Per urinare sdraiato a pancia in su? A pancia in giù, scusami, sulla tazza. Sto dicendo ok, perché l'outcome di questa minzione rischia di essere una cosa di shower, altrimenti. Assolutamente, proprio per questo ti dico che sostanzialmente, effettivamente, il famoso pee boner noi possiamo escluderlo a priori e possiamo dire che finalmente la scienza ha capito che la minzione e la vescica non c'entrano assolutamente niente con le erezioni notturne o quelle mattutine. Tanto meno l'eccitazione o l'eccitamento, perché quello può essere un qualcosa che in qualche modo si associa perché per puro caso hai fatto un sogno erotico e quindi hai notato poi una sorta di polluzione che si associa all'erezione, ma non per forza c'è un'associazione diretta. Anche perché, soprattutto per quanto riguarda le donne, e io ho fatto un sondaggio sulla mia pagina Instagram e su 3.500 donne, ho scoperto che circa il 37% riesce perfino ad avere la percezione di un orgasmo, simile orgasmica, durante la notte, non legata ad alcun pensiero di tipo sessuale, quindi non legato a nessun tipo di eccitazione. E questo ci fa capire che effettivamente non c'è una reale associazione, ma che quell'erezione è semplicemente funzionale. Ovviamente ora sarei curioso di capire cosa ci dicono i nostri ascoltatori in merito a questo. Credo di aver letto principalmente commenti di uomini che confermavano che anche per loro queste erezioni notturne o mattutine non corrispondono a una reale eccitazione. E una persona, ora non so se riesco a ritrovare il commento, diceva generalmente, eccolo qua, Atlas diceva, in generale la mattina sono meno propenso a mettere mano. E per me è così, a me non piace sostanzialmente avere rapporti la mattina. Il mio ex lo preferiva per qualche ragione e a me non piace, a parte anche per una questione di igiene, di pulizia, di freschezza, per cui appena svegliato non mi sentivo in forma. Però posso dirti che l'erezione mattutina la preferiva il tuo ex proprio perché è la migliore della giornata e per consistenza e per estensione. Ma davvero? Essendo quella da subconscio, cioè quella priva di ansie, priva di componente psicologica, è quella che è più duratura, più consistente e più estesa. Quindi l'organo lo trovi nella sua massima estensione, generalmente, quando non ci sono problemi. È ovvio che se ci sono dei problemi, allora quella massima estensione non la si ritrova. Ma ora abbiamo scoperto come mai il tuo ex preferiva la erezione mattutina a quella delle altre fasi della giornata. Perfetto, perfetto. Allora, avevo visto poi anche un'altra domanda, una cosa che veramente non avevo mai sentito. Una persona chiedeva, in chat dicono quindi le dick pic andrebbero fatte al mattino. Perfetto. Allora, in chat una persona chiedeva le erezioni associate agli sbadigli. Io non l'ho mai sentita questa cosa. Mi confermi che... Ok, perfetto, è una peculiarità che vive la persona che ci ascolta. Di non annoiarti mai in pubblico, se no sono guai, cioè... Esatto. L'unico consiglio sarebbe quello lì, cioè, poverino. Esatto. Musotros dice, a me rimane per tempi biblici se non ci metto mano la mattina, ma pensa, chissà, magari anche legato all'età, poi magari ci dice che ha 46 anni, per dire. E ci sbalordirà.
Esatto, esatto. Ah, comunque diverse persone si complimentano per il tuo sorriso e ti vorrebbero come mental coach. In media quanto durano, chiedono, le erezioni mattutine? In realtà quindi correggiamo dicendo le erezioni notturne, di cui quella mattutina è sostanzialmente l'ultima. L'erezione notturna va dai 3 ai 10 minuti e quindi ha una variabile molto ampia, cioè c'è un tempo variabile molto ampio, da 3 ai 10 sono veramente importante, e questo dipende ovviamente sempre dai famosi fattori che dicevamo prima. Ricordate che anche 3-5 per notte sono effettivamente un elevato numero di erezioni. Tendenzialmente dormiamo dalle 6 alle 7 ore per notte, chi dorme di più è fortunato, ma ricordiamo che in questo breve arco di tempo avere 3 erezioni è già comunque un importante successo e biologico. E in termini biologici 10 minuti di erezione sono veramente un bel po'. So che siamo abituati ormai a dei tempi da video long lasting, cioè interminabili, ma la realtà, quando siamo lontano da iniezioni e o da farmaci, è che un'erezione di 10 minuti è più che sufficiente in termini biologici. Certo. Ma un'altra cosa interessante che volevo dire, Manuel, perché visto che secondo me ora verrà fuori durante l'arco della nostra chiacchierata, è che effettivamente se è vero che noi l'erezione ce l'abbiamo in una fase di non coscienza, quindi notturne, dove il nostro cervello è off, in modo particolare l'area temporale e l'area frontale, che sono quelle della coscienza, della morale, della sessualità, dello stare in pubblico, insomma, quindi quelle aree che in qualche modo costituiscono il nostro essere sociale, quello che viene da chiedersi è come faccio a sapere di avere avuto queste erezioni, visto che io non ero presente in quel momento, perché effettivamente il dubbio è proprio quello. E certo, questa è la domanda che sono fatti tantissimi urologi anni addietro, per dire: cacchio, come facciamo a dire al nostro paziente va tutto bene se di notte non possiamo capire come vanno le erezioni? Ebbene, all'inizio del secolo scorso un gruppo di urologi americani si era inventato la tecnica del francobollo, ovvero veniva appiccicato alla base del pene una sorta di anello di fatto di francobolli prima di andare a letto. La mattina, ovviamente, se il francobollo lo si trovava staccato, voleva dire, cioè il significato era che c'era stata un'espansione dell'organo genitale e quindi un'erezione. Il problema però era capire quante ve ne fossero state, perché effettivamente trovarlo staccato era indice del fatto che almeno una efficace c'era stata, ma non per forza le altre 3/5 che prima elencavamo. Per cui a un certo punto un'azienda abbastanza nota che si occupa di elettronica si inventa uno strumento che è molto simpatico, che si chiama Rigiscan. E a un certo punto, all'inizio degli anni 90, le parti di urologia di Mezza Italia si riempiono di questi, come dire, erettometri, insomma, si può chiamare insomma come volete, ma si tratta sostanzialmente di un registratore a cui sono collegati due cavi con degli anelli, e gli anelli vengono posizionati uno alla base del pene e l'altro sotto al glande, e registrano le espansioni peniene notturne e l'entità di queste espansioni, quindi erezioni. Ed effettivamente ti trovavi al mattino con una sorta di ECG da leggere che ti diceva il numero, la durata quindi e l'intensità di queste erezioni. E da lì abbiamo scoperto, erano dalle 3 alle 5, la durata che andava dai 3 ai 10 minuti, facendo studi insomma di popolazione. Oggi il Rigiscan test, sebbene fosse molto gradito dai pazienti, perché era un test che dava soddisfazione in qualche modo, perché sapevi poi che il tuo elettropenometro era pazzesco, oggi non viene quasi più utilizzato, è uno strumento considerato obsoleto, però perché esistono metodi alternativi molto più rapidi e veloci, come un'ecografia peniena banalmente, per darci informazioni sullo stato di salute dei nostri genitali. Però nonostante questo c'è qualche collega che ancora lo usa ed effettivamente fa la gioia dei suoi pazienti, perché avere un elettropenometro tra le mani che ti dice che effettivamente ha avuto sostanziali erezioni notturne in qualche modo dà soddisfazione al paziente. Portatore di speranza, sì. Sergio, che ci segue in regia, dice: li chiamerei rizometri. Leggo questa cosa
Non so se tu possa confermare o se sia una diceria. Comunque, in chat scrivono: questo discorso mi fa ricordare che nell'Ottocento alcuni mettevano dei sensori ai ragazzini per evitare le erezioni notturne in quanto peccaminose. Conoscevi di questa pratica? No, di queste pratiche, per fortuna no, perché veramente mi vengono i brividi soltanto a pensarle. Però effettivamente le erezioni, come in realtà più che altro la masturbazione, proprio tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, venivano considerate non tanto peccaminose quanto indebolimento corporale, perché buttavi via liquido seminale. E il liquido seminale si pensava fosse un estratto del sangue estremamente concentrato, per cui effettivamente, in modo particolare, un medico svizzero ha fatto una campagna contro l'onanismo e lo spreco del liquido seminale, tale da causare in questi giovani rampolli svizzeri traumi non da ridere. Quindi non oso nemmeno immaginare gli elettrodi al pene per evitare l'erezione. Ma sbaglio o esiste tuttora una campagna, non so di quale è successo, che si chiama qualcosa tipo No Nuts November, una roba del genere? Esattamente, NNN, No Nuts November, che tra l'altro è una sottocategoria di un'altra associazione che si chiama NoFap, che perché FAP per, nello slang americano, sta proprio per masturbazione. Okay. E sono una serie di associazioni pseudo-cattoliche che sponsorizzano e promuovono il non masturbarsi e non utilizzare la pornografia per, come dire, provare piacere. Questo perché sostengono che la masturbazione ti porti ad una vita fatta di insuccessi, di stress, di stanchezza, mentre il non masturbarsi aiuta a conservare energia, concentrazione, ad avere una vita sociale migliore. C'è uno studio a proposito che ti dice che se non ti masturbi di benefici non ne hai, ma se eiaculi almeno 21 volte al mese sicuramente non avrai un tumore alla prostata, o quantomeno le percentuali di avere un tumore alla prostata sono molto molto basse. Quindi, sebbene questi movimenti sponsorizzino la non masturbazione, noi ad oggi benefici legati alla non masturbazione scientificamente non li conosciamo, ma scientificamente sappiamo che eiaculare almeno 21 volte al mese aiuta. Tra l'altro, eiaculare aiuta a consumare calorie, aiuta a restare in forma, libera endorfine, fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene alla testa. E ovviamente, a meno che non diventi una malattia, e il limite ovviamente è bello ampio, quindi io sono tranquillo nel dire che anche quando mi scrivo un dottore lo faccio 2 volte, 3 volte al giorno, è ovvio che non è tutti i giorni, non succede nulla. Certo, se mi dici tutti i giorni 4 volte, 6 volte al giorno, ti dico attenzione, perché potresti infiammare un attimo gli organi genitali. Quindi il limite c'è, lo conosciamo bene, la cosa importante è non esagerare, ma farlo fa solo bene. Questo messaggio ci tenevo a darti, perché... Ma certo. Il NoFap e Non at November stanno facendo una campagna importantissima, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Italia sono diventati molto noti, e io ho fatto una battaglia sul mio canale Instagram proprio per cercare di evitare la diffusione di fake news in merito alla non masturbazione, ai benefici della non masturbazione. Chiarissimo. Una domanda al volo in chat chiedevano: ma la masturbazione femminile ha lo stesso beneficio, pur essendo, avendo implicazioni meccaniche, diciamo, diverse? Assolutamente, il discorso meccanico conta ben poco. Il discorso del beneficio della masturbazione sta nella vascolarizzazione e irrorazione degli organi e nella liberazione delle endorfine con l'orgasmo. Quindi il vero beneficio non è tanto a tirare su un organo genitale, nonostante il clitoride ha un'erezione, sebbene la si noti meno, perché dimensionalmente è molto più piccolo rispetto a un organo genitale maschile, questo ovviamente ha un beneficio importante. Sicuramente non riducendo il rischio di tumore alla prostata, perché la prostata femminile non va incontro al tumore, però sicuramente aiuta a mantenere in forma i genitali femminili, a drenare tutti i liquidi che altrimenti si accumulano e tendono a ritenere e a far crescere batteri, e quindi a causare vaginiti, vaginosi e tutta una serie di condizioni
che in qualche modo rovinano l'ambiente locale, per cui utilizzarla aiuta in modo importante. Sicuramente non abbiamo dei dati relativi al tumore di prostata perché per ovvi motivi, però sì, dico assolutamente sì, fatelo anche per le donne. Benissimo, anche voi ragazze. Allora, volevo leggere questo commento. La cosa positiva del NoFap è il tentativo di disintossicazione da porno. Questa effettivamente è un'altra questione, perché sebbene credo che la maggior parte ormai di noi associ la masturbazione alla pornografia, io lo ammetto, per me è così, quando da adolescente non lo era. Bastava il pensiero, bastava una foto. Da adolescente mi bastava una foto di un ragazzo persino vestito addirittura, se mi piaceva particolarmente. E credo che sia un misto poi, insomma, di processo legato all'invecchiamento. Ah, assuefazione. Questo lo metto serenamente in conto nei confronti della pornografia, per cui adesso farei effettivamente fatica senza. La questione della pornografia magari la possiamo anche affrontare in una diretta a parte, perché è effettivamente molto interessante, ha anche un forte impatto culturale, e io ritengo che una massiccia esposizione alla pornografia possa avere delle implicazioni negative, ma contestualizzate in un'assenza di educazione sessuale, educazione affettiva, ossia è un problema quello che insegna al porno nel momento in cui al porno viene dato l'onere di insegnare qualcosa. Se non avesse quest'onere, fosse un intrattenimento prodotto in maniera consensuale, diffuso in maniera consensuale, potrebbe essere invece una pratica eccitante di per sé molto sana. Non so se vuoi aggiungere... Assolutamente, hai aperto un capitolo enorme. Immaginare, per questo ho detto magari ci teniamo una diretta a parte. Assolutamente, aperto un capitolo, ma ci tengo a sostenere, a indicare una cosa. La società moderna si è lavata le mani del dover, dell'obbligo, del dover educare la sessualità e l'affettività ai nostri adolescenti, e ha lasciato che il porno facesse per sé. Il porno non è educazionale, sono due cose completamente differenti. Il porno è un prodotto di mercato, per tale motivo va venduto e non ha pochissimo di educazionale, anzi niente, però purtroppo è quello che prima conosciamo, perché arriva subito tra le nostre mani attraverso un cellulare, attraverso banalmente un sito internet, quindi il computer, ed è uno dei primi prodotti sessuali che ci capitano tra le mani. La società moderna in qualche modo ha detto: perfetto, perché educare e spendere per dei programmi di educazione? Lasciate che crescano da soli in questo modo. E qui nasce la diseducazione, e quindi poi tutte le derive della diseducazione sessuale. Per cui il capitolo è ampio, concordo con te dell'onere dell'educazione. Quindi hai toccato un punto interessantissimo, e complimenti, l'osservazione era proprio fatta ad hoc. Ti ringrazio. In chat si stanno già scatenando con le domande, li capisco perfettamente, ma volevo chiudere, prima poi di passare la palla totalmente a loro, a un'altra questione che avevamo accennato prima mentre stavamo decidendo come impostare la chiacchierata, ossia, perché so che interessa a molti, la differenza tra shower e grower. Allora, in parte posso anche introdurre io la questione. Shower, inglese, to show, insomma, colui che mostra, grower, colui che cresce. Quindi potete già intuire di cosa si sta parlando, ma questa divisione, che poi non so neanche se esista realmente a compartimenti stagni, vorrebbe appunto dividere gli uomini e i loro peni sulla base di quei peni che già in stato flaccido danno un'idea della dimensione in stato di erezione, mentre altri che invece esplodono, ti sorprendono sostanzialmente. È il mio caso, lo dico, e anche il caso, ci tengo a dirlo, di Sergio, che ci segue in regia, cosa voglio di raccontarlo. E quindi ci sorprendiamo ad avere un importante coefficiente di dilatazione, che è proprio quella sorpresa, no? Ma al tempo stesso quell'imbarazzo, dove magari se qualcuno ha tradimento, magari facciamo un sondaggio, dice Sergio, esatto, facciamo un sondaggio per capire quanti degli uomini che ci seguono sono shower o grower. Poi ti passo la palla, Nicola, ma concludo dicendo, io ho quell'imbarazzo per cui se qualcuno ha tradimento mi mette la mano nelle mutande, rischia di rimanere perplesso, no, dalla poca sostanza. In realtà la sorpresa arriverebbe dopo, e quindi invidio invece gli shower, che già semplicemente girando per spogliatoi possono impressionare, anche se poi magari non c'è una reale differenza con lo stato di erezione. Ti prego, ora dai tu invece la prospettiva professionale. Allora, io ti ringrazio, la descrizione è stata fantastica, non potevi descriverlo meglio, tra l'altro facendo anche degli esempi
pratici e soprattutto, come dire, alla portata di mano, visto che c'è il regista lì con te. Ma ad ogni modo, ragazzi, poi partiremo col sondaggio, noi delle percentuali le abbiamo già. E la scienza effettivamente si è chiesta in qualche modo, ma da secoli che se lo chiede, come mai dei peni piccoli possono diventare molto grandi e dei peni che in realtà sono grandi rimangono così. E quindi in qualche modo lo guardi e dici, ah, e poi, ah, e oppure quell'effetto sorpresa, ah, c'è insomma un po' l'espressione un po' più interessato dopo. Ma effettivamente uno dei primi, tra l'altro, anatomisti a chiedersi questa cosa fu proprio l'olandese De Graaf, che nel 1650, pensate voi, quindi un bel po' di anni fa, mentre faceva studi settori sul pene, pur di capire la differenza, cominciò a studiarli gonfiati, cioè gonfiava i peni dei cadaveri per cercare di capire l'estensione prima e dopo. E nei suoi scritti di anatomia è passata la storia, perché scriveva appunto: non ho mai notato organi genitali molto piccoli diventare così estremamente grandi, ed effettivamente organi grandi che non hanno la stessa espansione degli organi piccoli. Quindi non traeva delle conclusioni tecniche, perché purtroppo non aveva queste con le conoscenze scientifiche che abbiamo oggi, ma faceva in qualche modo già un'osservazione in merito a questa differenza sostanziale. La risposta è arrivata dalla scienza nel 2018, quindi recentemente effettivamente, perché un'università statunitense della California ha fornito dei dati scientifici di fatto. Cosa han fatto i colleghi della Irvine University of California? Hanno preso circa 300 pazienti e gli hanno fatto delle ecografie del pene in erezione, quindi hanno misurato il pene in stato flaccido e poi successivamente in stato di felicità, e hanno cercato di capire le sostanziali differenze. Hanno notato che su 300 pazienti hanno stabilito un cutoff di 4 centimetri, ovvero quello che hanno documentato è che c'erano variazioni effettivamente che andavano da 1 a 7 centimetri, e la variazione media è stata quella di 4 centimetri, e lì è stato puntato appunto il cutoff. Per cui si è stabilito che chi ha un'espansione inferiore a 4 centimetri è uno shower, chi invece ha un'espansione superiore a 4 centimetri è il famoso grower. E ovviamente cosa hanno visto? Che i grower sono meno rispetto agli shower, ovvero che esistono circa il 26% dei soggetti sono i famosi grower, mentre il 74% dei soggetti sono gli shower. E hanno notato che effettivamente i grower sono sostanzialmente più giovani e hanno un diametro penieno molto più ampio rispetto agli shower. Infatti si parla di 13 centimetri gli shower contro i 15,5 di diametro dei grower. Quindi effettivamente una differenza importante. Andando nel dettaglio anatomico, sappiamo ad oggi che la responsabilità dell'essere un grower, uno shower, sta nella concentrazione tra elastina e collagene, che sono le due proteine che compongono le tuniche del pene. Maggiore l'elastina, più si è uno shower, ma minore la componente invece di elastina, allora in quel caso cambiano i livelli di espansione dell'organo. E abbiamo notato che ovviamente quelli più giovani sono grower, proprio perché con la senescenza, quindi col passare degli anni, si tende a diventare più shower, ovvero i tessuti diventano un po' più rigidi, per cui meno elastici, e il livello di espansione si riduce, per cui gli organi genitali tendono a perdere di tono, diventano un po' più flaccidi, fuoriescono di più, ma hanno una ridotta espansione. Quindi con l'età adulta si diventa più shower e meno grower. Per cui non è detto che chi nasce grower poi tenderà a finire come grower, magari poi mi diventa uno shower. E insomma, ci sono un po' di dettagli di natura squisitamente tecnica in questo caso. Però sarebbe carino fare un sondaggio effettivamente. L'abbiamo appena fatto e ti dirò che qua i risultati sono sorprendenti, perché il 90% qui dice di essere grower. Ah, però. Che è in antitesi rispetto invece, hai detto, alle statistiche che abbiamo. Assolutamente, alle statistiche statunitense, magari in Italia siamo tutti più grower. La realtà però sai qual è? La realtà, e ora cerchiamo di capire e interpretare i dati, è la misurazione soggettiva. Pensa che c'è una review pubblicata sull'European Urology nel 2020, quindi l'anno scorso, che mostra come
in tutti gli studi di, che documentano le dimensioni del pene, quando c'è una self-esteem, come una misurazione fatta da se stessi, certo, le dimensioni del pene, e c'è sempre una sovrastima in realtà, anche non fatta per forza ai fini, come dire, illeciti, ma semplicemente, come dire, un po', non so, di miglioramento della stima personale, se vuoi, si è visto che tendenzialmente la media riportata, quando misurati da sole, era circa 15,5 centimetri. Quando invece poi sono andati dei medici a misurarli e ad avere delle misure oggettive, hanno notato che in realtà la media era 13, anzi 12,9. Quindi abbiamo perso circa quasi 3 centimetri tra quella riportata e quella effettiva. Ecco quindi per cui potrebbe esserci il dato grower-shower non proprio, come dire, preciso. Questo perché nel nostro studio sono stati misurati da dei tecnici, nel nostro sondaggio si tratta di una stima personale. E quindi... E poi, chiarissimo, una cosa che però devo andare a riprendere perché molti sono rimasti colpiti in chat, credo sia stato un lapsus, hai parlato di una differenza che può essere legata anche alle dimensioni e hai parlato di 15 centimetri di diametro, immagino fosse la lunghezza. No, in realtà lo studio mi porta proprio di larger, cioè larger in quel caso viene riferito in qualche modo alla... Ma scusami, 15 centimetri di diametro? Guarda, no. Scusami, circonferenza, ho sbagliato. Ah, ecco. Okay. No, ho tradotto il larger con diametro e circonferenza. Scusatemi, ragazzi. Beh, diametro, insomma... No, esatto, sto facendo vedere, c'è cioè una roba così, okay. No, sta parlando, scusatemi, nemmeno il nostro regista, no, parlavo di circonferenza, mi chiedo scusa, ma il larger in inglese viene tradotto in questo caso come circonferenza. Gli studiosi... Passerei la parola alla chat, so che avevano già molte domande, Sergio riesce a recuperarne qualcuna, altrimenti riprendiamo il discorso. Sergio, noi ti chiediamo scusa, ma non era un diametro, era la circonferenza. Esatto. Ragazzi, allora, ecco qua, c'ho già una domanda. Perfetto. Allora, posso fare una domanda all'andrologo? È normale che un uomo che si eccita ma non eiacula, poi soffra di una specie di mal di pancia che sparisce solo una volta eiaculato? Si chiamano coliche prostatiche. Ah. Sono legate al fatto di indurre una continua stimolazione, quindi una produzione di una serie di sostanze che vanno a comporre il liquido seminale, che riempiono le vescicole seminali, che è dove tutto si accumula prima di fuoriuscire, queste si sovradistendono e se non poi c'è la spinta dell'eiaculazione rimane questa sovradistensione e c'è un dolore da iperdistensione di queste due strutture che sono le vescicole seminali, appunto. Quindi le coliche prostatiche evitatele, perché non fanno felici nessuno. Tutto chiaro. Domanda che mi sa tanto di chiedo per un amico. Quando è che si parla di masturbazione compulsiva e che danni comporta? Masturbazione compulsiva è quando non si riesce a fare a meno in molti momenti della giornata dell'atto onanistico. Non c'è un numero preciso che definisca una masturbazione da compulsiva a masturbazione regolare. Però c'è il buon senso, ovvero c'è il non creare delle lesioni anatomiche agli organi genitali, i famosi arrossamenti che vedete dopo la seconda, terza masturbazione, ma soprattutto la congestione degli organi genitali interni, quindi la prostata e le ghiandole annesse. Per cui limite compulsione e masturbazione, come dire, ludica, in qualche modo non è così netto, ma va in qualche modo orientato e messo, come dire, vestito addosso al paziente, va capito il paziente cosa intende per masturbazione ludica o masturbazione compulsiva. È un discorso molto delicato, non c'è una risposta precisa. Chiaro. Domanda molto interessante che piace. Ok, cioè, ho appena visto un commento sbarazzino. Comunque, detto questo, è sfuggito, ma detto ciò. Allora, domanda molto interessante. Ah, ok, che secondo me interessa molto, soprattutto a chi segue poi sul canale in cui verrà pubblicato questo video. Parlando di, parlando di stimolazione prostatica,
qual è il modo migliore per farla? Allora, ragazzi, sulla mia pagina Instagram c'è un tutorial su come farlo. Ma che meraviglia! E ricordiamo per piacere il tuo indirizzo, la tua pagina Instagram. Il mio indirizzo è md underscore urologist, quindi md trattino basso urologist, e lì trovate un tutorial su come eseguire, ecco appunto questo qui, su come eseguire una adeguata stimolazione prostatica interna o esterna. È un tutorial che vi spiega effettivamente che per i più timorosi quella esterna può essere più che sufficiente, e con 10 tip and tricks riuscite in qualche modo a raggiungere una stimolazione prostatica adeguata. Per chi invece vuole avventurarsi e chi conosce bene il segreto dei nervi erigens che come dire, rivestono la capsula prostatica esterna e quindi sono fautori di grandi piaceri e non teme l'esplorazione digitorettale, non ha che da provare i 10 tips and tricks per riuscire ad ottenere un piacere prostatico adeguato. E il tutorial è molto chiaro, ci sono perfino, cioè, c'è un modellino che spiega bene tutto. Che meraviglia, grazie, grazie mille. A chi chiede se la diretta verrà salvata, sì, sarà disponibile sui canali di gay.it. Gente che dice che si sta già iscrivendo giustamente al tuo profilo. Allora, qua domanda, una domanda che trovo molto anni 90, ma te la faccio. Ma è vero che mi piace molto anni 90, è una bella definizione. Adesso, siccome è anni 90, è vero che lo sperma fa bene alla pelle? Secondo me è un mood da cioè. È vero. Passano gli anni, non passa l'interesse nell'avere una pelle pulita, delicata, bella, fresca e tonica. Ragazzi, il liquido seminale non ha alcuna proprietà antirughe, possiamo dirlo, no? Non è antirughe, non è smacchiante, non toglie né brufoli. Per l'acne non funziona. È tanto ricco di fruttosio, c'è tantissimo fruttosio, c'è zinco, che sono quella sostanza che dà un po' il retrogusto metallico, se volete, al liquido seminale. C'è tanto PSA, ricco di proteine, che però non vi aiutano a mettere massa muscolare, quindi tranquilli, potete anche buttarle via, non succede nulla. Quelle proteine servono semplicemente a sciogliere il coagulo dello sperma dopo la prima fase di coagulo. E insomma, diciamo che io in qualche modo sconsiglierei di usarlo come crema per il viso. Sicuramente sul viso può avere un suo ruolo di natura ludica o comunque parafiliaca, se volete, se proprio per dare un termine un po' più dettagliato, ma sicuramente non aiuterà la vostra pelle ad essere più bella. Poi, mai dire mai, magari insomma scopriremo in un futuro che effettivamente stira la pelle. In realtà quello che può aiutare a stirare la pelle è il sesso orale, perché il movimento dei muscoli facciali aiuta in qualche modo a tenerli tonici, e aumentando il tono dei muscoli i muscoli pellicciai della faccia, facendo sesso orale, si aiuta a mantenere il tono della pelle, perché sapete che la pelle si tiene sopra al viso e dà le espressioni in base al tono dei muscoli che sono sotto. E sono tantissimi i muscoli pellicciali della faccia, sono muscoli lisci, cioè muscoli rossi, quindi striati, ma piatti. In modo particolare il muscolo buccinatore, il muscolo del cavo orale esterno, e quindi quello che tiene tono, del tono alle labbra in qualche modo, dipende molto dal lavoro che gli fate fare. Quindi il sesso orale può effettivamente aiutare ad avere una pelle migliore. Il liquido spermatico un po' meno. Chiarissimo, guarda, ti stanno facendo i complimenti per la plomb, per l'allure in cui parli dell'applicazione dello sperma. Allora, torniamo al discorso. Però ci piaceva molto domanda anni 90, questa era bella, Vero? Allora, un amico ha il problema del glande delicatissimo, che peraltro ho anch'io. Finché è comodamente riposto nella sua custodia naturale può fare tutto, ma se si scappella soffre tantissimo. Per anni non ha fatto sesso, se non passivo, proprio per questo problemino.
perfino ricevere fellazio era fastidioso. Continua, vediamo, ecco, gli hanno sempre consigliato di fare la circoncisione, però perfino lasciandolo scoperto nelle mutande soffriva tantissimo e gli venivano addirittura delle vesciche tipo quando ti scotti, quindi non ha mai fatto nulla. Adesso che ha una situazione affettiva stabile, ha iniziato a superare il problema e facendo vari test, con preservativo, senza collube, riesce a penetrare se trova la posizione corretta, cioè se la pelle non si ritrae all'interno della cavità esplorata. Cosa può fare? Continuare così? Non ha mai avuto problemi, se non con chi pretendeva di maneggiarlo scoperto, che è più esteticamente gradevole, o c'è qualche cura, chirurgia a parte? Allora, in realtà quello è un argomento di cui abbiamo parlato in quella diretta che abbiamo fatto su Instagram. Io faccio subito rispondere a te e dopo racconterò la mia esperienza, perché ha descritto me in pratica. Quindi prima... Allora, ragazzi, sicuramente quando non si è abituati ad avere scoperto il pene, averlo scoperto è particolarmente dura, nel senso che il glande è particolarmente sensibile, perché è ricoperto da una mucosa, ovvero un tessuto che in qualche modo non ha tutisce il colpo del tatto, e quindi anche solo il colpo del tatto, cioè toccarlo, può essere un problema. Esistono poi soggetti che hanno effettivamente una maggiore sensibilità e quindi in questi il problema è un po' più spiccato. Il primo consiglio che do a questi pazienti è di tenerlo scoperto il più possibile, ma effettivamente può essere un problema, per cui a volte per migliorare la compliance del paziente consiglio l'uso di anestetici locali, creme sostanzialmente, che desensibilizzano in modo chimico il glande e quindi aiutano a tenerlo esterno, in modo tale che il fastidio non lo si avverta. Tenendolo esternamente, quello che succede è che la mucosa del glande, quindi il tessuto che lo riveste, con lo stimolo esterno del cotone, degli slip o comunque di qualsiasi cosa con cui viene a contatto, tende a cheratinizzarsi, cioè tende a diventare come quello del palmo della mano e quindi molto meno sensibile. Ed è un processo molto lento, un po' fastidioso, che prevede che devi applicare la tua crema anestetica più volte, però sicuramente dà un risultato. Per chi non vuole accedere alla chirurgia, come la frenotomia e o la circoncisione, che sono i due interventi che vengono fatti in questi casi, o anche il filler del glande per ridurre la sensibilità, in realtà l'alternativa è applicare degli anestetici locali e tenerlo scoperto in modo tale che col tempo si cheratinizza e quindi si desensibilizza gradualmente. Ma sentiamo invece l'esperienza di Manuel, che era molto interessante. È esattamente il mio caso. Nello specifico, io sono arrivato a 17 anni, credo, soffrendo di fimosi a causa di un frenulo, che è quel lembo di carne, un po' come quello che abbiamo sotto la lingua, troppo corto. Di fatto non ero in grado di scoprire il grande, proprio non ero fisicamente in grado, se non tirando, ma provando un fortissimo dolore, comunque non si scopriva totalmente. E io chiaramente sono arrivato a quell'età già avendo dei rapporti sessuali, se non penetrativi, a causa appunto del dolore, e principalmente mi masturbavo e quindi avevo anche dei problemi di igiene. E quando poi vado dall'andrologo per una visita, e questo facendomi anche piuttosto male, comunque cerca di scoprirlo, lì sotto ho trovato un caseificio, si erano fatti strati di ricotta, di formaggi vari, come potete capire. Quindi c'era anche un problema di igiene, e si decide di procedere con un intervento, quindi con l'allungamento proprio del frenulo. Poi credo che sia stato fatto qualcosa, una sorta anche di taglio proprio in corrispondenza del buco, non so come si chiami, del prepuzio, per consentire proprio di scendere meglio alla pelle. Da allora ho potuto finalmente, dopo alcune settimane ovviamente un po' complesse a causa della ferita, la ferita dei punti con erezioni varie, finalmente ho potuto scoprire il glande, che però è rimasto per il resto della mia vita estremamente sensibile. Mi è stato consigliato di tenerlo nelle mutande scoperte, ma esattamente come il ragazzo che ha scritto, mi sono sempre rifiutato perché mi faceva troppo male. Nessuno mi aveva mai consigliato però delle pomate anestetiche, magari quello avrebbe risolto. Quindi io arrivo adesso a 37 anni con un ampio curriculum sessuale, con un pene ultra sensibile, e ho trovato il mio modo di fare sesso. Io sono anche abituato ora al mio pene e mi piace molto il sesso
sesso penetrativo. Semplicemente nel mio caso, come diceva Coco Chanel, less is more. Quindi penetrazioni molto lente, delicate, io godo di più. Al contrario, la trapanata da coniglio impazzito mi fa proprio male al punto che rischio di perdere l'erezione. Per intenderci, uguale per il sesso orale, mi può dare tantissimo piacere, però io devo fornire sostanzialmente un tutorial. Fornisco un PDF oppure lo spiego, oppure lo spiego dal vivo, e sostanzialmente la stimolazione deve essere appunto molto delicata, altrimenti tuttora provo dolore. Vorrei che fosse diverso a questo momento della mia vita? No, perché sono contento di poter provare tanto piacere nel modo in cui devo impostare i rapporti, ormai ho imparato e va bene così, quindi è possibile. Però quello che poi ti ha detto Nicola invece su tutte le alternative, nel caso invece tu ti rendessi conto che questo sta limitando il tuo piacere, ci sono chirurgiche e non. Ok, quindi esistono anche queste. La parola esatta è stata quella: nel momento in cui il vostro piacere è limitato da una variazione anatomica, perché si tratta di una variante anatomica sostanzialmente, allora in quel caso non vi resta che provare le alternative a disposizione, che sono tante effettivamente. Però io capisco che come te hai trovato un compromesso col tuo corpo, che effettivamente è quello che ti dà un equilibrio sessuale che in qualche modo, completa il tuo piacere in un modo vario e variegato, insomma, rispetto al coniglio prepotente che mi piaceva molto come immagine. Esatto. Infatti qualcuno ci ha detto, ho sentito trapanata da coniglio impazzito. Trapanata da coniglio impazzito era molto... Ho letto un commento che mi piace veramente moltissimo, e da persona che tiene una rubrica, fra l'altro, sull'affettività, appunto, per gay, in cui vita apprezzo tantissimo. Avere un pene sensibile a pro e contro, come con l'emotività. Sono proprio d'accordo, pro e contro, come con l'empatia, esatto. Assolutamente, concordiamo appieno con la tua osservazione, che è anche molto interessante, quindi complimenti. Io, Sergio, ha selezionato qualche domanda, mentre tu, Nicola, so che stavi parlando, dimmi pure. Vediamo che domande ci sono. Un frenulo breve, non doloroso. Cosa fare se si ha un frenulo breve non doloroso? De gustibus, nel senso che frenulo breve mi dà il problema del frenulo breve va dall'inestetismo all'eiaculazione precoce. Quindi se il frenulo breve è soltanto un vezzo estetico, allora lo rimuovo e faccio una frenulo plastica. Se il frenulo breve mi causa una iperstimolazione, allora lo tolgo e vado a causare una desensibilizzazione del frenulo con una diatermocoagulazione. Nel momento invece in cui il frenulo mi dà impossibilità alla retrazione della cute del prepuzio sul glande, ovvero allo scappellamento detto internos, allora in quel caso lo vado a tagliare, faccio una frenotomia. Insomma, il frenulo non è un problema se non lo è per chi ne è portatore. Perché il frenulo nasce proprio per star lì e far da freno al prepuzio. Nel momento in cui questo freno è limitante nei confronti del piacere, e psicologicamente e anatomicamente, e allora va tolto o modificato. Quindi, insomma, in questo modo riusciamo a gestirlo. Perfetto, qui metto in sovrappressione una domanda, ma la risposta la posso già dare io. Ti chiedono, come si tocca i testicoli per vedere che sia tutto a posto? La risposta è che è un argomento che anche lì tratti tantissimo sul tuo profilo e che quindi ricordiamo nuovamente. Anche lì hai fatto tutta una serie di tutorial, lo sbaglio? Ci sono dei tutorial, tra l'altro uno purtroppo censurato, che era veramente quello più interessante, perché Instagram non consente, anzi non riesce a capire la differenza tra pornografia e educazione, che riguardava appunto l'autopalpazione testicolare. In qualche modo c'è un tutorial dove potete vedere come si esegue l'autopalpazione testicolare, che va consigliata almeno una volta al mese, e dove potete scoprire tutte le strutture anatomiche che la vostra fantastica sacca scrotale nasconde e capirne come cambiano nel tempo, e alle variazioni importante farsi vedere dall'urologo. Tra l'altro, se mi dai un secondo, c'è anche un modellino a portata di mano, forse. Certo, dovrei avere anche. Intanto sappi che dicono che il tuo sorriso è illegale.
E intanto vi dico che anche il nostro la nostra sacca scrotale è illegale. Questo è il nostro modellino per capire come si esegue l'autopalpazione. Infatti, se lo andate poi a guardare posteriormente, notiamo i due testicoli, i canali deferenti e i plessi venosi, che sono le strutture che sostanzialmente si avvertono durante la palpazione. Quindi tutte le informazioni in merito le trovate su MD Urologist, che è il canale Instagram, e vi potete divertire con i video da vedere e da mettere in pratica a casa. Quindi guardo, imparo e magari ricondivido, perché la prevenzione è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la palpazione testicolare, perché è il primo atto di prevenzione nei confronti di una patologia oncologica molto frequente, anzi in realtà è la più frequente patologia oncologica per i maschietti dai 14 ai 30 anni, che è il tumore al testicolo, che ovviamente anche questo è un topic di cui si parla fin troppo poco, e di cui bisognerebbe parlarne di più, per cui conoscere il corpo, come funziona, aiuta effettivamente a prevenire e a riconoscere in modo veloce e rapido qualcosa che sta andando storto e a non trascurarlo. Ecco perché palpateveli, che è una cosa importante. Ti ringrazio. Recupero questo commento. Allora, io riesco ad avere solo un rapporto alla volta. Quanti ne vuoi avere? Ah, non un contemporaneo, ho capito adesso, ok. Duro molto, almeno 30 minuti, spesso di più, ma poi non riesco a riprendere, se non con uno sforzo enorme. Possibili motivazioni? Anche qui devo dire che per me è quasi sempre stato così, nel senso che ho un periodo di refrattarietà molto lungo, per arrivare a desiderare fisicamente un'altra eiaculazione mi ci vogliono almeno 24 ore, anche di più, psicologicamente anche meno, magari sono molto preso dall'altra persona, soprattutto magari quando avevo qualche anno in meno, però a livello proprio di esigenza fisiologica, per me sì, 24 ore ci vogliono, però passo la parola a te. No, si deve sostanzialmente... esistono varianti soggettivi importanti e tutto dipende, ve lo dirò in modo molto biologico, dei valori di prolattina. La prolattina è un ormone che gioca un po' storronzo, se possiamo dirlo, no? La prolattina nel maschio è quell'ormone che aumenta la fase refrattaria e stabilisce i tempi di eiaculazione, e quindi in qualche modo è quell'ormone che ci tiene lontano dalla seconda erezione post eiaculazione, ed è quello che ci toglie quella voglia e quel desiderio dopo che il rapporto è completato, e quindi in qualche modo in questi casi si cerca di capire attraverso un dosaggio ormonale che tutto sia perfetto e che tutto vada bene. Se gli ormoni sono a posto, allora si tratta di una variante estremamente soggettiva. È ovvio che nel momento in cui gli ormoni non sono perfettamente in ordine e in armonia, perché il vero segreto degli ormoni sessuali è che sono tantissimi, e la cosa importante è che siano armonici tra di loro, il singolo valore alterato non ha alcun significato, vanno valutati nell'insieme. E anche perché ricordatevi che gli ormoni sessuali, ma come tutti gli ormoni del nostro corpo, hanno un ritmo circadiano che cambiano dalle ore di giorno alle ore di notte, dall'esposizione solare o meno, dalle temperature esterne o meno. Quindi in qualche modo siamo influenzati dall'ambiente dove viviamo, e sono variabili che vanno prese in considerazione anche quando vengono fatti gli esami ormonali. Ecco, farli al mattino, farli al pomeriggio cambia già tantissimo il range di valori di riferimento. Per cui non vi fidate del dato singolo, cercate di guardare la situazione insieme. A volte mi arrivano pazienti: dottore, il testosterone è 0,1 picogrammi in meno, ho un problema. No, non è assolutamente così. Tutti gli esami vanno visti nell'insieme e nell'armonia della loro secrezione, quindi soprattutto per quanto riguarda gli ormoni. Quindi sono molto sereno nel dirti tranquillo, magari una tua caratteristica che ti rende unico e speciale nella tua sessualità, sarei molto sereno nel dirti che va tutto bene, però giusto per scrupolo degli esami del sangue non guastano mai. Perfetto, perfetto. C'era un commento che ho visto prima che volevo recuperare. Allora, intanto partiamo da questo. Quando ho un'erezione forte, soprattutto se il pene viene inclinato in orizzontale, mi capita che i testicoli salgano quasi all'altezza del pene, causando del fastidio. È una cosa normale? Io non parlerei di fastidio. Quando succede a me è come ricevere un pugno in pancia. Mi capita a volte anche accavallando le gambe, magari velocemente, e la trovo una cosa dolorosissima. Da bambino invece ci giocavo addirittura, li facevo risalire, adesso ti spiegherai esattamente dove, però credo che sia normale che ad un adulto causi fastidio questo.
questa cosa. Assolutamente, il testicolo retrattile, ho detto anche testicolo in ascensore, è quella condizione che abbiamo appena descritto, ovvero il fatto che il testicolo possa risalire a livello del canale inguinale, ovvero quello che succede è che, come ben sappiamo, il testicolo avviene fuori nella sacca scrotale attraversando con il suo funicolo il canale inguinale, cioè quindi dall'addome viene fuori nella sacca scrotale attraversando questo canale, che è quello che lascia il passaggio alle famose ernie inguinali, no? Che sono un po' più note rispetto al funicolo spermatico. E quello che avviene praticamente è il famoso riflesso cremasterico. La sacca scrotale, che ha delle fantastiche proprietà termoregolatrici, ovvero sapete benissimo che se andate al caldo, fate un bagno caldo, lo scroto aumenta di volume, mentre se andate al mare o prendete freddo, fate fatica anche già a trovarle. Questo perché esiste un muscolo che si chiama cremastere, rivestito da una fascia che si chiama fascia d'artoica, che in qualche modo vanno a regolare in modo importante la temperatura delle gonadi. Le gonadi maschili sono fatte per funzionare bene, per stare ad una temperatura costante, quindi per produrre dello sperma di qualità. I nostri testicoli devono essere ad una temperatura costante che è inferiore a quella corporea. Per cui la natura intelligente dice: non le posso mettere nell'addome, li caccio fuori in una sacca che regola la temperatura. E per regolare la temperatura, quando fa troppo caldo, lo scroto si distende per disperdere calore. Quando fa freddo, lo scroto si contrae per andare a ridurre la dispersione di calore. Questa importante capacità però è anche, essendo la fascia di sotto della pelle di tipo muscolare, questa capacità dipende anche dalla contrazione addominale, e quindi nel momento in cui abbiamo un rapporto sessuale o nel momento in cui abbiamo un movimento improvviso, quello che avviene è che lo scroto si ipercontrae e i testicoli risalgono. E questa condizione non causa alcun problema se il testicolo è bello fisso. Se il testicolo non è fisso in sede, il testicolo può ruotare e quindi si va incontro a un processo di torsione testicolare, che è una roba tremenda, rappresenta un'emergenza urologica, è caratterizzata da un dolore intenso, acuto, che non permette al paziente nemmeno di camminare. In questo caso recatevi immediatamente in pronto soccorso più vicino, perché troverete un urologo che o vi fa una derotazione manuale se l'evento è fresco di giornata, oppure vi porterà in sala operatoria per derotare il testicolo e nei casi più fortunati rimetterlo a posto. In quelli meno fortunati, cioè superate le 8-10 ore, il testicolo va via. Quindi, se tenete la vostra gonadi, quando e laddove dovesse succedere un evento di questo tipo, io non starei a casa a gestire il dolore, ma correrei in pronto soccorso. Chiarissimo. Questo commento è molto divertente, che fra l'altro mi fa anche citare una curiosità per le persone che ci seguono. Quando lo scroto molle e liscio riesco a nasconderci completamente il pene e a sembrare liscio, è molto divertente. Allora, non so quanto tu conosca l'arte drag, magari hai sentito parlare di RuPaul Drag Race, comunque è un fenomeno che sta avendo un impatto culturale enorme. Il drag, vabbè, è una forma d'arte che va indietro proprio nei decenni, però ultimamente è venuta l'attenzione anche del grande pubblico grazie a questo format creato da RuPaul, che è, direi, la drag queen, credo sia corretto dire, più famosa al mondo, che ha creato questo talent show che è diventato iconico, è arrivato alla 13ª edizione, 12ª, una roba del genere, con vari cloni sparsi per il mondo, e vengono portate in scena queste drag vuol dire quindi uomini, che creano questa illusione femminile. Ora credo che la competizione sia aperta anche a persone che stanno iniziando una transizione, quindi transgender sostanzialmente, ma originariamente era riferito invece unicamente a uomini, fisicamente in tutto per tutto, e creavano l'illusione della femminilità con il trucco, con i costumi. Questo per dire che alcune messe in scene riguardavano magari l'essere in costume, con dei costumi particolarmente attillati, e lì veramente non c'è più niente. E la tecnica chiamata tucking prevede proprio questo, la sparizione dei testicoli facendoli risalire e il pene nascosto proprio all'interno, insomma, nel mezzo dello scroto. Mi sembra una pratica abbastanza barbara, ma dal punto di vista visivo sicuramente dà quell'effetto wow che si cerca in questo tipo di... Perché tra le mie pazienti ho qualche drag. Sì, ecco.
posso assolutamente dirti che ogni tanto consiglio dei periodi di riposo, proprio perché portare il testicolo per lungo periodo nel canale inguinale porta dei problemi legati alla consistenza e al volume dei testicoli, perché a furia di fare il famoso tucking, quello che succede è proprio l'avere problematiche volumetriche, dimensionali, testicolari, per cui il testicolo va pian piano incontro a dei processi di atrofia che sono associati poi a lungo andare, nei casi più gravi, a problemi di secrezione di testosterone, che magari in alcuni casi può far piacere, ma non fa sicuramente bene al nostro organismo, per cui ogni tanto consiglio di fare del riposo e di tenere i testicoli dove ogni tanto vanno tenuti, cioè nella sacca scrotale. Però, insomma, è una tecnica molto interessante e visivamente sicuramente di successo. Certo, certo. Un dolce caracal, insomma, in questi nomi non riesco a leggerli da dislessici, ma grazie di cuore per esservi abbonati al mio canale. Allora, abbiamo gli ultimi 5 minuti insieme, ma è veramente volata questa chiacchierata, ti stanno spremendo e li capisco perfettamente. Infatti, con la tua disponibilità, poi ti chiederei di tornare di nuovo da noi. Volevo leggere questa testimonianza riguardo al problema di cui prima hai parlato, dicendo di stare molto attenti, ossia ad un mio amico davvero, ossia non sarà di se stesso, ha avuto questo problema della rotazione testicolare. Dopo qualche ora di estremo dolore, i suoi genitori lo accompagnarono al pronto soccorso. I medici dissero loro che addirittura ha rischiato di morire oltre che perdere i testicoli. Al tempo ne rimasi scioccato. Quindi non da sottovalutare, insomma. Non da sottovalutare, ma non si muore per torsione testicolare, possiamo dirlo. Cioè, ragazzi, per torsione, la natura tra l'altro fa le cose per bene. Quindi anche dovessero girare, ne gira una per volta, e solo una per evento traumatico, proprio perché nel caso in cui uno dovesse andare perduto, l'altro rimane in sede e ben stabile. Il picco di incidenza di questa problematica è proprio l'adolescenza, quando le gonadi vanno incontro a maturazione, quindi dagli 11 ai 18 anni la torsione avviene. Dopo i 18 è molto difficile che avvenga un problema di torsione testicolare. Sicuramente bisogna andare in PS, ma non si muore di torsione testicolare. Quindi diciamolo tranquillamente. Un topos: meglio le mutande o i boxer? Se esiste un meglio in termini di salute. Dipende, se abbiamo un varicocele o un'ectasia del plesso spermatico in modo importante, è utile gli slip belli aderenti. Se stiamo in piedi per troppo tempo, meglio gli slip aderenti. Se invece dormiamo, anche biotti si sta da Dio. Io ad esempio non riuscirei a dormire nudo per questione di ipersensibilità, ricevo questi stimoli che mi tengono sveglio, appunto. Ti faccio quest'ultima domanda che trovo molto interessante, poi salutiamo il pubblico. La torsione è una delle cose mediche che mi fa più impressione, ma ecco qua la domanda: come cambia la vita con un solo testicolo? In nessun modo. Con un solo testicolo si vive da Dio uguale, sia che sia stato asportato per motivi oncologici, sia che il testicolo sia stato asportato perché è stata una torsione finita male, sia perché ci sia stato un trauma da ball busting o da calcio, partita di calcetto. Con un solo testicolo si vive da Dio. Tra l'altro il testicolo residuo va incontro a un processo di ipertrofia compensatoria, cioè aumenta di volume e aumenta di funzione, molto di più rispetto a quello che sarebbe cresciuto normalmente se fosse restato con la controparte. Quindi si vive normalmente. Ricordatevi che il testosterone non è prodotto soltanto dal testicolo, ma anche dalla corteccia dei surreni, che sono dei piccoli organi di forma triangolare al di sopra del rene di destra e di sinistra. Quindi in qualche modo la natura, che fa le cose per bene, ha pensato anche all'eventuale caso che un organo così delicato e così esposto, perché lo scroto effettivamente è molto esposto rispetto ad altri organi, quindi è meno protetto, nel caso in cui questo organo dovesse andare incontro a malora, c'è un'alternativa all'interno del nostro corpo che ci porta a produrre testosterone e a poter comunque vivere in modo adeguato.
Perfetto. Allora, Nicola, io ti ringrazio tantissimo per questo regalo che mi hai fatto, che ci hai fatto, la diretta è piaciuta tantissimo. Ricordo a tutti, per continuare a seguirlo, che crea contenuti tutti i giorni, è una macchina, MD underscore urologist su Instagram, comunque poi lo trovate anche taggato nelle mie storie. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, io ammetto che la community qua su Twitch ha la mia preferenza, perché è un bel mezzo per interagire con le persone che ci seguono. Un saluto a tutte le persone che invece hanno seguito in differita questa diretta sui canali di gay.it e a questo punto buonanotte. Grazie mille Nicola, davvero. Grazie a tutti, grazie a voi per l'invito. Manuel, sei stato un fantastico padrone di casa come sempre. Ti dico grazie, dico grazie ai nostri ascoltatori. Vabbè, vi invito a seguirmi insieme di Urologist. Tra l'altro mi auguro ci sia un'altra occasione per poter parlare insieme, perché sempre certo. Ospite da te e speriamo di poter fare altri progetti together. Molto buona serata a tutti ragazzi, a presto. Buongiorno.